La buona notizia è che la donna, vittima di violenze domestiche, ha avuto il coraggio di denunciare. Fidandosi dello Stato, è riuscita così a porre fine alle vessazioni del padre orco. La brutta, anzi bruttissima notizia, è il racconto dell'orrore in cui la vittima è stata costretta a vivere per quasi 2 anni, da gennaio 2016 allo scorso settembre. Questa mattina i carabinieri di Agrigento hanno scritto la parola fine alla vicenda quando hanno tratto in arresto un uomo di Favara con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamento nei confronti della figlia. La donna, poco più che trentenne, era tornata nella casa paterna in seguito alla separazione dal marito. Non poteva certo sapere a cosa sarebbe andata incontro. Gli investigatori parlano di continui soprusi subiti dal padre, che avrebbe persino abusato di lei alla presenza dei suoi 3 figli, tutti in tenera età. Un quadro di violenze fisiche e psicologiche, proseguono gli inquirenti, che parlano di indagini difficili a causa del clima di omertà fra i parenti che hanno tentato di minimizzare l'accaduto e sviare le indagini. Una concezione arcaica e patriarcale della famiglia che però non è riuscita a impedire alla giustizia di fare il suo corso. Ora la donna e i suoi bambini sono al sicuro in una località protetta, mentre per l'indagato si sono aperte le porte del carcere Petrusa di Agrigento.